Allora, mettila come vuoi, ma secondo me il 2023, cioè arrivi alla fine dell'anno, no? E ti sembra che l'anno passato sia stato un anno di merda completa. Ora, lo è stato, effettivamente lo è stato per me, per tanti, però poi dici, perché parlare delle cose brutte e basta? Invece parliamo delle cose belle del 2023. Che cosa è successo di straordinario nel 2023? Perché? Perché così il 2024 sarà un anno migliore, un anno in cui porteremo un po' di gioia dentro di noi. Non so meglio come calcolate voi l'anno. Io lo calcolo dal 1 gennaio. Sarà che c'è il mio compleanno vicino, sarà che tante cose succedono vicino a gennaio, sia l'anno scorso che quest'anno, ma non è tanto quello. Però è proprio l'inizio dell'anno. Ci sono tante persone invece che lo calcolano da settembre, ovvero dall'inizio della stagione lavorativa. Quello non è il mio, non lo vedo come una cosa che mi appartiene perché. Boh, sarà un sentimento più antico, sarà una cosa che mi piace. E ci sono anche i propositi a inizio anno, no? Cioè, c'è quel momento in cui dici, ah, caspita, mi pongo, e perché non lo si fa a settembre, di dire, guarda, quest'anno voglio smettere di andare in palestra, voglio iniziare a mangiare la cioccolata. No, magari l'opposto. E perché lo si fa il 31 dicembre, 1 gennaio? Io lo faccio tutti gli anni. Quest'anno mi sono dato degli obiettivi abbastanza importanti per me, per voi, per tutti noi. E penso anche che una delle cose belle di fare architettura sia poter ragionare ad una scala più ampia. Capisco l'ingegnere e l'architetto, l'interior designer che fanno un lavoro splendido, che devono concepire il dettaglio in una maniera anche appassionata e appassionante per il cliente. A me piace più la scala urbana, trovo che cercare la soluzione che possa far sì che una comunità viva meglio, la trovo proprio una cosa molto importante e che può dare un aiuto grande a tante persone. Chiaramente va fatta con criterio. Molti lanciano le proprie campagne, lanciano le proprie. Si buttano in dei bandi, però senza un'analisi del contesto. Ecco, questa è una delle cose che mi piacerebbe fare quest'anno, quindi analizzare il contesto. La seconda cosa che mi piacerebbe fare quest'anno insieme a voi, insieme alla parte tech di voi, ovvero ai tecnici, a quelli che sono i professionisti che mi seguono, è continuare a esplorare il mondo BIM, anche perché nel 2025 in Italia avremo l'obbligo per gli appalti pubblici sotto 1 milione di euro, quindi tutti sostanzialmente, dell'utilizzo di questa tecnologia. Infatti stanno già uscendo sui blog, sulle testate giornalistiche, tutti gli articoli. Ma allora questo processo! Inizieremo a capire che cos'è la direttiva 11337, che è la normativa UNI sul BIM, e capiremo come arrivare al 2025 non sforniti, o meglio, utilizzando questo nostro universo, che è anche l'universo che abbiamo visto in alcuni video precedenti di Allplan, che è un software di authoring, che è quello che utilizzo io. E poi uniremo questi due universi, quindi l'urbanistica e il BIM, su che cosa? Su un caso studio o su vari casi studi. Se mi inviti a casa tua a Pordenone oppure a Siracusa, vedremo anche di parlare insieme di questa commistione, quindi problemi urbanistici e come risolverli, problemi urbanistici e come risolverli, e del BIM. Quindi come può questa tecnologia alla quale andremo incontro aiutare la città, la tua città, la mia città a vivere meglio? Chiaramente i miei casi specifici, per una gran parte, ma per obbligo, necessità e anche bellezza dal mio punto di vista, saranno su Firenze. Guardando il bello dell'anno scorso, ci sono state tante cose che ho fatto e soprattutto tanti momenti di evoluzione, di sviluppo, e alcuni di questi hanno portato a un grande progresso, perché non c'è progresso senza sviluppo e lo sviluppo senza progresso però è sbagliato. Quindi c'è stato un progresso, un'evoluzione in me, nel mio modo di pensare, nel mio modo di fare le cose, nel mio modo di cercare un focus su quelli che sono i davvero
le cose importanti per me e per le persone a me accanto. Ancora non ci sono riuscito del tutto, cioè non è che sia diventato master of puppets di tutto questo universo che è la necessità mia e delle persone a me vicine. Ho perso tante cose, ma alcune le posso riprendere. La passione nel dedicarsi a un argomento specifico che magari non c'entra niente con l'urbanistica. Io spero che questo non ti stia annoiando, che non, poi non, nessuno di voi per ora, scrivetemi qui nei commenti magari se vi sta annoiando questa duplice faccia che ha questo canale, quella di trasmetterti un po' chi sono io, come la penso su determinati argomenti e anche insegnare ai professionisti come vivere meglio e come utilizzare dei software per progredire nel proprio lavoro. Una cosa importante è non perdersi in questo cammino. Bisogna riuscire a trovare il modo di dirigere sempre la nave verso la giusta direzione. Non è mica facile questo. E io non sempre ce l'ho avuta. Mi sono perso diverse volte. Mi sono perso con gli amici, mi sono perso sul lavoro, mi sono perso nella professione, mi sono perso nell'attività di riqualificazione urbana che sto cercando di portare avanti. Questo però non deve bloccare. Anzi, deve farti dire, caspita, ok, avevo perso la direzione nel 23, nel 24 devo riprenderla assolutamente. Ho 36 anni domani. Pensare dove erano i nostri nonni a 36 anni e che Michelangelo a 23 aveva scolpito la Pietà. Non la Rondanini, quella serviva un po' più di, come dire, vecchiaia. Ciò che mi auguro, ciò che ci si può augurare davvero in questo momento, è di riuscire insieme ad arrivare a stare meglio, a vivere meglio, a vivere con più tranquillità questo 2024 rispetto al 23, che è stato una fiumana di cose da chiudere, da fare, e anche se non dovevi farlo, lo dovevi fare perché altrimenti gli altri la pensano di te in una determinata maniera. No, non c'è bisogno di questo. E ti voglio portare a vedere un mantra che mi sono sognato per tutta la notte, stanotte. L'alberello ancora da disfare, eccetera, il 9. Questo. La vita non migliora per caso, migliora per scelta. Questo l'ho scritto qui, magari poi verrà cancellato perché questa lavagna serve per altre cose, poi andrò a migliorare perché non funziona molto bene. Ma devi scegliere. Io devo scegliere di migliorare la mia vita. È un mantra assolutamente bellissimo, perché si fa per scelta un miglioramento del nostro status. Ti auguro, ci auguro, che per questo 2024 si abbia la forza, sia io che te, di scegliere di migliorare la nostra vita. Buon 2024 da Pietro Massaia.